abbiamo con noi Laura Milani, che è Marketing Manager Commercial Products per Nexi. Laura, ti chiedo se sei con noi, se ci senti bene e se è tutto ok. Mi sentite? Assolutamente sì, forte e chiaro. Perfetto, però io non vi vedo. Noi siamo qui. Allora, chiedo alla regia intanto di predisporre i materiali per... Ok, ora vi vedo. Intervento. Benissimo, eccoci qua. Allora, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Gli strumenti digitali di Nexi per la gestione dei pagamenti delle imprese, sicuramente è un tema importante rispetto a quello che trattiamo oggi, quindi la funzione del CFO e dei suoi collaboratori e quali strumenti di supporto possiamo fornire in alcune fasi di questi processi. Quindi, se è tutto predisposto, io do la parola a Laura e possiamo cominciare con il tuo intervento. Grazie. Sì, allora, buongiorno a tutti. Soltanto una cosa, appunto, non riesco a girare le slide, quindi adesso... Adesso chiediamo alla regia di abilitarti intanto vado. In tal senso. Sì, comunque io intanto comunque vi presento. Oggi stamattina avete comunque avuto modo di, ora è a posto, di sentire già parlare di Nexi, appunto, premesso che appunto Nexi è già nota, dal collega Alberto Panariello, che ha spiegato appunto come Nexi, la mission di Nexi sia essere la paytech delle banche. Riprendo velocissimamente quanto ha detto già il collega, appunto perché è molto importante il tema del fatto che appunto racchiuda due anime, ovvero di Nexi il fatto di essere una società, un'azienda specializzata nel mondo dei pagamenti, quindi pay e tech, quindi una vocazione fortemente tecnologica per le banche partner e le aziende con le quali abbiamo un rapporto diretto. Quello su cui ci focalizzeremo oggi in questo speech è principalmente concentrarci su quello che è la parte di tecnologia, di strumenti, quindi digitali, a supporto della gestione dei pagamenti delle imprese. Entro subito nel dettaglio della presentazione, appunto presentandovi velocemente quelli che sono, stiamo parlando quindi di strumenti digitali carte per le aziende, che hanno ovviamente la necessità e importanza di avere delle capabilities digitali a supporto della loro gestione. Quindi parto molto velocemente su quelle che sono le carte corporate, che vengono comunemente riconosciute come gli strumenti di pagamento per i dipendenti, nonostante in realtà appunto anche questo poi è già emerso oggi, l'emergenza pandemica ha portato comunque le aziende e noi stessi a ripensare a un utilizzo di quelli che sono determinati strumenti di pagamento, quali queste carte sono, come ad esempio il fatto che le carte che vengono comunemente identificate come carte di pagamento per i dipendenti possono essere invece utilizzate per delle modalità alternative dalle aziende, quindi che aiutino poi i flussi di cassa, come per esempio il pagamento di utenze, piuttosto che di tutta una serie di altri servizi ricorrenti. Vedremo poi appunto nel corso della presentazione, ora le spiego soltanto velocemente, anche dei nuovi prodotti, il focus, che sono prodotti destinati a un target B2B, quindi delle soluzioni di pagamento dedicate alle spese, nel caso del prodotto Corporate Pay, per i fornitori attraverso appunto pagamenti virtuali e rendicontazione centralizzata, e un altro prodotto travel account per consolidare quelle che sono le spese di viaggio delle aziende. Il fatto che siano presenti questi i temi virtuale e rendicontazione centralizzata ci porta ancora di più dentro quello che poi è l'argomento chiave, ovvero le capabilities che Nexi poi ha sviluppato a supporto di avere appunto questi prodotti funzionanti e che aiutino le aziende in quelle che sono le loro esigenze quotidiane. Quindi
Abbiamo selezionato tra le N funzionalità e le N nuovi servizi a valore aggiunto quelli su cui riteniamo che i prodotti e i servizi a sostegno delle medie e grandi imprese possano essere cardine, come ad esempio il portale aziende, l'app NexiPay e lo spending control. Il portale aziende è un portale dove appunto le aziende possono avere accesso a tutte le carte intestate, gestirne le movimentazioni, guardare gli estratti conto e hanno tutta una serie di funzionalità che abbiamo arricchito e sviluppato attraverso cui riescono appunto a rendere in maniera più efficiente la gestione delle loro carte. Importante anche appunto il fatto di rendere l'esperienza dell'utilizzatore sempre più centrata rispetto a quella che è sia la sua funzione nell'azienda ma anche quella che è la sua funzione in toto, quindi il fatto di aver dato la possibilità per un dipendente di poter visualizzare le carte, i movimenti con determinate funzionalità e determinati limiti, ovviamente perché si tratta di carte aziendali, anche su un'app che è l'app NexiPay, rende per l'utente finale il processo tutto molto fluido, perché comunque da un lato non deve più dipendere semplicemente da una funzione di portale, ma anche perché all'interno di questa app ha la visualizzazione, nel caso avesse anche delle carte come cliente consumer, la visualizzazione in toto delle sue carte personali e aziendali. Poi tra le N funzionalità che abbiamo identificato c'è anche la funzione dello spending control, che è una funzione specifica su tutte le carte Nexi, ma che per le carte aziendali, lo vediamo poi meglio nella presentazione, hanno una valenza in più perché appunto consentono di gestire tutta una serie di funzionalità dell'utente e per l'azienda è un grande vantaggio perché comunque l'azienda riesce ad avere la vista e il controllo di quelle che sono le movimentazioni da parte dei propri dipendenti. Entro quindi nello specifico del primissimo argomento, del primo argomento appunto che è il portale aziende, per il quale abbiamo un piccolo video che chiederei gentilmente alla regia di far vedere. Where the green grass grows, I wanna be somewhere where our secret desire shows. That day, feeling your arms tight, day and night without a fight. Without a fight, guess who makes the people want. Okay. Quindi abbiamo visto ovviamente molto velocemente quelle che sono le principali funzionalità del portale, quindi una rinnovata interfaccia grafica, delle funzionalità evolute distinte, poi entriamo meglio nel dettaglio tra amministratori e analisti e l'abilitazione dei nuovi prodotti. I nuovi prodotti sono le carte virtuali che abbiamo visto nella primissima slide dopo la copertina. Quindi il concetto fondamentale di questo portale qual è per le aziende? Che abbiamo costruito quello che è la possibilità di utilizzare il portale aziende proprio come una sorta di repository amministrativo per le aziende, per le funzioni delle aziende che hanno la necessità di avere sotto controllo la gestione delle carte. Quindi c'è questa figura, chiamiamola dell'amministratore delle carte aziendali, che può sicuramente visualizzare e gestire le carte, ma anche dei poteri e delle capacità di, ad esempio, identificare delle funzioni che siano di supporto, come un amministratore ad interim, piuttosto che delle figure di analisi
analisti che possano svolgere, immaginiamo delle aziende molto grandi, stratificate, con n dipartimenti, possano creare ad esempio dei gruppi omogenei di spesa, piuttosto che un'azienda che per esempio ha i commerciali della Lombardia, del Veneto e del Lazio, posso identificare un analista che segua solo un parco carte, un analista che ne segua delle altre, un analista che segua quelle del suo gruppo. In questo modo la figura chiave è proprio il fatto di pensare che il, diciamo, l'amministratore del portale poi però non è l'unica figura, non è l'unica figura appunto che poi va a operare effettivamente su quello che è il nostro portale, per cui la possibilità di creare tutta una serie di funzioni, di ruoli e di permessi aiuta le aziende, soprattutto quelle più grandi, a riuscire ad essere efficienti e gestire al meglio appunto l'utilizzo del parco carte. Qui è proprio una vista molto molto ampia in cui vediamo principalmente come è il cuore di questo portale, dove c'è un'area la tua carta, quindi io sono l'amministratore, ho una mia carta, ho la possibilità di ad esempio generare carte virtuali che vedremo dopo, piuttosto che gestire le mie carte personali aziendali, ma posso amministrare anche quelle dei miei dipendenti che attraverso tutte le funzionalità che abbiamo visto prima, e poi vabbè, ci sono le aree comuni a tutti i profili dove ci sono tutte le parti di education, di profilo utente, di assistenza. Spostandoci quindi dal primo blocco al secondo, ovvero il portale abbiamo detto che serve principalmente per una gestione amministrativa, una gestione di massima di quello che è l'utilizzo delle carte. L'abbiamo visto per la controparte dei dipendenti. I dipendenti hanno delle carte, attraverso queste nuove funzionalità non hanno più la necessità di chiedere all'amministratore ogni volta appunto delle informazioni relative alle loro carte, piuttosto che dover andare su un portale che serve ad altro, ma tramite l'app riescono assolutamente a gestire il loro parco carte o comunque visualizzare i movimenti necessari. Vedete, ad esempio, tra le varie possibilità c'è lo spending control, che noi qui abbiamo chiamato evoluto, è una funzionalità che è comune a tutte le nostre carte e che consente di principalmente di dare dei limiti che sono più o meno vari e per le carte aziendali sono potenziati. Ad esempio, le cito il blocco dell'operatività, quindi la possibilità di mettere la carta in pausa fino a 48 ore nel caso io la smarrisca, è grosso su tutte le carte Nexi, piuttosto che definire gli importi e i canali di operazioni che io posso limitare, lo posso fare sia come consumatore finale che come azienda, come carta aziendale. In un ambito di carta aziendale diventa fondamentale ad esempio l'abilitazione di determinate categorie merceologiche, quindi la limitazione rispetto a determinate black e white list, piuttosto che ad esempio l'apertura a determinate aree geografiche, che per il lato cliente può essere una macro tipo Italia, Europa, mondo; per un'azienda può essere: io voglio che la mia carta sia spendibile sì in Italia, ma voglio che sia spendibile in Europa, in determinati paesi dell'Europa, nel mondo in determinati paesi del mondo, piuttosto che il time control, che è una funzionalità che sulle carte dei privati non c'è, ma che può essere settata in maniera molto flessibile sulle carte aziendali, come ad esempio posso definire che per un subset di carte la carta è valida dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, per un altro invece può valere 24 ore, per un altro può avere differenti limitazioni di fasce di tempo. Quindi questo, che poi vediamo un pochino in una scala, è molto semplice, quindi sono raffigurate tutte quelle che sono le possibilità di impostazioni, e quindi per categoria, per importo e categoria, per singola spesa, per fascia oraria, per area geografica e per categoria merceologica. Quindi ovviamente su un subset di carte vengono fatte tutta una serie di impostazioni tali per cui le carte hanno una grande flessibilità, e c'è anche il tema molto forte di sicurezza e controllo, che per l'azienda è fondamentale. Ultima, ma non per importanza, abbiamo visto, quindi ne abbiamo citate all'inizio, queste carte, le carte virtuali. Abbiamo detto appunto sul portale aziende sono cross le carte, sia le classiche carte corporate che queste nuove carte, appunto. Adesso facciamo un focus specifico sulle carte corporate pay, che sono delle soluzioni di pagamento dedicate principalmente alle spese verso i fornitori attraverso dei pagamenti virtuali, che appunto hanno rendicontazione centralizzata apposta attraverso questo portale aziende. Quindi spendo giusto due minuti su quelle che sono i pagamenti virtuali, perché queste carte in realtà sono delle carte che
nascono come fisiche, in realtà sono delle carte che sono, nel momento in cui io appunto sottoscrivo un accordo con un'azienda, per questa azienda ha sottoscrivo un accordo per avere appunto una carta corporate pay che avrà un plafond che sarà appunto legato a quello che è il mio utilizzo, il mio speso, il mio credit risk, e quindi ad esempio ipotizzo di avere uno spending di 100.000 euro mese su questa carta, che è una sorta di carta plastica token che però poi in realtà nella modalità di gestione e di creazione è completamente virtuale, perché tramite API la carta che ha un numero fisico viene identificata e associata all'utente, appunto al proprietario della carta che entra nel portale aziende e può generare le carte per pagare appunto i fornitori attraverso una serie di semplici step che gli consentono appunto di creare in pochissime mosse delle carte virtuali direttamente sul portale. Allora, la carta abbiamo detto che è fisica, nel senso che ha è come se fosse una carta, un token con un plafond dedicato, però posso generare tutta una serie di pagamenti. Può essere un pagamento, abbiamo detto un plafond magari di 100.000 euro, posso fare un pagamento singolo verso un determinato fornitore o N pagamenti di importi minori fino ad arrivare a capienza. E questo viene generato in pochissimi step che sono praticamente attraverso cui il gestore sostanzialmente cosa fa? Definisce il valore della carta virtuale, quindi imposta il valore rispetto al plafond e rispetto appunto al pagamento che deve effettuare. Imposta il periodo di validità, e questo è molto importante perché è legato appunto a un tema anche di sicurezza, quindi imposta che la carta che debba servire per pagare il fornitore abbia una valenza di pochi giorni, x giorni, una settimana, eccetera. Seleziona l'area appunto all'interno del quale questa carta debba essere spesa e poi va a inserire quelli che sono i dati dell'utilizzatore, che sono tendenzialmente dei fornitori precensiti con il quale appunto c'è un accordo, attraverso il quale viene selezionato il portale, diciamo, tira su i dati del fornitore precensito, vengono inseriti i dettagli più tecnici, più relativi ad esempio alla fattura da pagare, e in pochissime mosse viene generato, in pochissimi step viene generato un riepilogo di fatturazione attraverso cui i dati carta vengono riepilogati. Viene ovviamente richiesto un OTP, perché comunque si parla appunto di transazioni, e quindi è importante, anche se l'utente già registrato nel portale viene già identificato, per sicurezza viene appunto mandato un SMS appunto per autenticare la transazione, e la carta virtuale che viene generata viene inviata appunto al fornitore di riferimento, che poi appunto lo utilizzerà la carta virtuale appunto per diciamo ricevere il pagamento. E queste sono principalmente le macro funzionalità, quindi che abbiamo sul nostro portale, quindi l'utilizzo della tecnologia il più possibile legata al fatto di avere non soltanto dei prodotti, delle carte di pagamento, ma che siano appunto gestibili attraverso degli strumenti che aiutino fortemente le aziende, quindi tramite una gestione più semplice, centralizzata, una rendicontazione e maggiore sicurezza, quindi attraverso un portale di gestione dove possono essere appunto, abbiamo visto, diverse attività, tra cui anche la generazione di carte virtuali per le aziende che sottoscrivessero appunto un accordo, appunto un contratto per avere appunto la carta corporate pay, piuttosto che l'app che va a coprire un'esigenza di flessibilità e di gestione principalmente dei dipendenti, piuttosto che tutta una serie di strumenti dei quali oggi vi abbiamo mostrato principalmente lo spending control, che danno una maggior valenza appunto di sicurezza, di controllo e di gestione di quello che è un parco carte aziendali. Va detto che ovviamente il portale vale anche per quelle che sono le piccole imprese, quindi le carte ad esempio business, ma più le aziende hanno grosse dimensioni, più hanno la necessità di avere una maggiore strutturazione, avranno più carte e avranno quindi necessità di avere dei processi di gestione e di controllo molto più veloci rispetto magari a delle aziende più piccoline che hanno meno carte. Laura, mi senti? Sì.
Sei stata estremamente precisa nei tempi, addirittura al punto da lasciarci un margine di qualche minuto. Quindi io ti chiederei, intanto ti darei l'opportunità di tornare, se vuoi, su qualche punto che ritieni particolarmente significativo insistere. Altrimenti ti faccio una domanda io, visto che abbiamo parlato, insomma, tutto l'evento dedicato al ruolo della digitalizzazione nell'attività del CFO e al ruolo del CFO nel favorire la digitalizzazione, allora ti vorrei chiedere una frase, un commento, anche un flash su, secondo te, che cosa è Nexi, che cosa può fare Nexi in questo processo di digitalizzazione delle imprese di cui abbiamo parlato oggi, ma che ci contraddistingue in questa fase storica e che è un tema che naturalmente diventa particolarmente critico nel contesto di crisi pandemica che stiamo attraversando. Quindi qual è il ruolo che può giocare Nexi oggi? Beh, allora sicuramente Nexi come azienda ha un tema molto forte legato alla digitalizzazione, ovvero che sta diventando veramente fondamentale su tantissimi ambiti, quindi si nota tantissimo come ci siano, a prescindere poi dal tema imprese, come davvero ci sia la digitalizzazione sia diventato un elemento ancora cardine. Si è visto per esempio non tanto sul tema carte, ma proprio anche sul tema ad esempio di esercenti, la necessità in questi mesi di doversi modernizzare, doversi digitalizzare, dover far vedere proprio la loro impresa in un mondo in cui tutto sta cambiando, in cui diventa tutto più distante, in cui appunto la fisicità si riduce. Sul mondo carte c'è sicuramente sia la spinta del governo per un tema anche di cashback, piuttosto che di tutta una serie... Scusate. Non so cosa sia, però tutto il tema del governo, piuttosto che nel mondo delle imprese, quello che vediamo noi appunto sul mondo aziende è proprio il tema del credito, come ti sollevavo all'inizio nella presentazione delle carte corporate. Le carte corporate le working card sono sempre state identificate come le carte per pagare le spese dei dipendenti, quindi mentre oggi appunto anche con un tema di necessità di credito e necessità anche di trovare degli strumenti per il supporto alla filiera del credito, anche grandi aziende possono identificare appunto in determinati strumenti, come appunto le carte di credito aziendali, dei validi alleati per quello che poi è la gestione del flusso di cassa. Quindi ad esempio riconsiderare, come già noi stiamo facendo, ma magari anche le stesse aziende, l'utilizzo di strumenti carta per ad esempio pagare determinati, non so, fornitori aziendali. Sono un'azienda e devo pagare comunque la telefonia, posso pagarla tramite carta e quindi sfruttare poi il tema della valuta piuttosto che altre tipologie di utenze. Quindi questo è un po' il flusso che io vedo in termini sia un po' più ampi che poi legati al mondo delle carte, che possono essere virtuali o non. Grazie Laura per aver risposto a questo fuori programma non previsto, ma come dire, è certamente un tema da approfondire e che approfondiremo, perché Nexi sarà con noi anche al forum comunicazione, in particolare nella seconda giornata dell'evento, che sarà appunto dedicata alla digital transformation. Io su questo ti saluterei ringraziandoti, sperando di riaverti in altre occasioni.